Abruzzo, quali sono le parole adatte per esprimervi il nostro dispiacere per ciò che vi è successo? Non ci sono parole adatte per dirvi quanto ci siamo sentiti tristi nel vedere nei vostri disegni quello che avete vissuto. Filo, classe 4. Oggi abbiamo premiato le classi che hanno partecipato al concorso di Gioca Argenta, Lettera Babbo Natale. L'idea nasce dall'amministrazione comunale, che già da diversi anni, nell'ambito di Gioca Argenta, cerca di coinvolgere i ragazzi delle scuole. Coinvolgeva i ragazzi delle scuole inizialmente nell'addobbo di un albero di Natale. Poi dopo il concorso, diciamo, è nato nell'idea di un coinvolgimento maggiore che potesse arrivare al termine dell'iniziativa Gioca Argenta. Per cui fino al 10 di gennaio le classi lasciano esposti i loro lavori e tutti gli argentani possono, vedendo i lavori, votare il lavoro più bello. Abbiamo fatto la lettera, più che fare dei disegni come hanno fatto gli altri, abbiamo voluto scrivere una lettera ai bambini d'Abruzzo. Perché volevamo esprimere la nostra tristezza per loro. E quando me l'hanno proposta io l'ho accolta subito con entusiasmo, però il mio stesso entusiasmo è stato anche quello manifestato dalle insegnanti. In particolare inizialmente erano molto propense le insegnanti della scuola dell'infanzia, però poi vedo che il discorso si è allargato, tant'è vero che in questa manifestazione di oggi avevamo proprio, fra l'altro tra i premiati anche, una classe quarta e una classe quinta di scuola primaria. Abbiamo anche vissuto una bella esperienza, ci siamo anche molto divertiti e siamo soprattutto molto soddisfatti di quello che abbiamo fatto. Il livello dei lavori direi che è decisamente elevato, perché se noi confrontiamo appunto quelli che sono gli elaborati realizzati dai vari bambini rispetto alla loro fascia d'età, alla loro ordine di scuola, direi che stanno un po' sopra quello che è lo standard minimo. Per noi l'iniziativa è riuscita nonostante le classi che hanno partecipato quest'anno siano sensibilmente inferiori rispetto a quelle di un anno fa, soprattutto gli elaborati presentati sono in numero leggermente minore, però l'iniziativa è riuscita e soprattutto gli argentani hanno votato, partecipato nell'individuare i lavori più belli. Non ci sono parole adatte per dirvi che quello che vi è successo è ingiusto, perché voi lo sapete bene e come se lo sapete. Le uniche parole che possiamo dirvi sono forza e coraggio. Il terremoto avrà frantumato tetti e muri, ma non la vostra speranza nel futuro.